Ciao a tutti, visto che di farina se ne trova poca in giro, oggi preparerò con voi un impasto per pizze o focacce con soltanto la semola di grano duro rimacinato. L'impasto è molto leggero, digeribilissimo, soltanto 2 grammi di lievito, ad alta idratazione, cercherò di arrivare all'80% di idratazione, che è una percentuale molto alta. Semplicemente vuol dire che ci metterò tanta acqua e l'impasto risulterà comunque molto gestibile, e a lunga maturazione e a lievitazione. Lo farò lievitare e maturare per più di 24 ore. Iniziamo. Per prima cosa, nella ciotola dell'impastatrice mettiamo 300 ml di acqua a temperatura ambiente, poi mettiamo 2 g di lievito di birra fresco. Lo sciogliamo nell'acqua mescolandolo con la forchetta. Poi mettiamo mezzo chilo di semola di grano duro rimacinata. Mettiamo la foglia ed iniziamo ad impastare. Ci fermiamo un attimo. A questo punto possiamo togliere la foglia, mettere 12 g di sale fino, mettiamo il gancio ed impastiamo. Adesso piano piano aggiungiamo, ma veramente piano piano piano, altri 100 ml di acqua. Metto ora l'ultimo goccio, diciamo che ho impiegato circa 10 minuti a mettere tutta l'acqua. Ora con la leccapentole vado a staccare un po' l'impasto da sotto e continuo a far impastare, alzando però la velocità. Dopo 7-8 minuti, ad una velocità molto sostenuta, come vedete l'impasto non si attacca più alla ciotola, per cui abbassiamo un po' la velocità e facciamo impastare per un altro paio di minuti. Perfetto, ci siamo. Adesso possiamo togliere l'impasto dall'impastatrice. Infariniamo un po', sempre con la semola, un contenitore capiente e versiamo all'interno del contenitore l'impasto. Gli diamo una forma tonda, aggiungiamo un altro po' di semola e, fatta la pallina, mettiamo nel contenitore, infariniamo un po' anche sopra, copriamo con il coperchio e lasciamo per 2 ore a temperatura ambiente. Passate le 2 ore, mettiamo in frigorifero per 20 ore. Sono le 16:30 di venerdì, io la pizza la mangerò domani sera, quindi sabato sera. Infornerò più o meno intorno alle 20:30, quindi 16:30 ho finito di impastare, 2 ore fuori dal frigorifero, 18:30, 20 ore più o meno, 19, 21, non è che dobbiamo essere fiscali, in frigorifero, saranno per me domani praticamente le 14:30. Quindi io alle 14:30, poi ci vediamo domani, tolgo dal frigorifero, divido l'impasto in 2 panetti e poi lo faccio lievitare direttamente nelle teglie per 5-6 ore. A domani! Sono passate 20 ore da quando ho messo in frigorifero l'impasto, sono le 14:30, adesso
divido l'impasto a metà. Lo peso, anche se con queste quantità ne farò sicuramente due. Allora, sono 450 grammi. La mia teglia è da 33 centimetri di diametro, quindi adesso, come vedete, l'ho già oleata, l'ho già unta. Appoggio il panetto in teglia. Come vedete è gestibilissimo, nonostante l'idratazione sia all'80%. E questo è un po' più piccolo, ma cambia di poco, e metto anche lui in teglia. E adesso le teglie le vado a mettere in forno, ovviamente spento, con la luce accesa, e faccio lievitare per almeno 6 ore. A più tardi. Passate 5 ore e mezza, vi ripeto, tra le 5 e le 6 ore vanno benissimo, sono le 19, mi bagno, mi ungo un po' i polpastrelli con l'olio e comincio a stendere la pizza direttamente in teglia, sempre dall'esterno, guardate che bella bolla, scusatemi, dall'interno verso l'esterno. Lascio anche un po' di cornicione. Ecco qua, guardate, ci siamo. Adesso faccio la stessa cosa con l'altro panetto. Mi ungo sempre un po' le dita, faccio un po' di cornicione anche qui, e adesso le metto per un'altra oretta sempre nel forno spento e con la lucetta accesa. A tra poco. Dopo un'ora ecco di nuovo le mie pizze, comincio a fare la prima che faccio con i funghi. Metto prima col cucchiaio un po' di olietto. I funghi li ho fatti in maniera molto semplice, spicchietto d'aglio, olio extravergine di oliva, sono funghi misti surgelati, pizzico di sale e pepe. Messi i funghi, metto un attimo da parte, preparo la margherita, salsa di pomodoro, e adesso metto in forno statico, chiaramente ben preriscaldato, il tempo ve lo dico dopo, così ve lo dico con certezza, e faccio cuocere a 220 gradi. A tra poco. Passati 22 minuti togliamo la pizza dal forno e mettiamo la mozzarella che io ho tagliato a listarelle. Messa la mozzarella, vado ad infornare nuovamente per 4-5 minuti, non di più. Metto la mozzarella anche sulla pizza con i funghi e vado ad infornare per 5 minuti. Ed eccola qui. Guardate com'è morbida e che bella soprattutto. Voilà, adesso ne taglio un pezzo e assaggio con voi. Guardate qua.
ovviamente assaggio con voi, vediamo com'è anche questa. Guardate, alta ma soffice. Sapore ottimo, andiamo ad assaggiare quella con i funghi. Guardate qua, non so se si riesce a vedere. Cornicione vuoto. Ecco qui, quella con i funghi, adesso la taglio perché me la voglio far vedere e poi chiaramente voglio assaggiare con voi anche questa. Ecco qui, assaggio con voi. Che buona, mamma mia! Gli ingredienti ve li metto qui sotto, fatela e fatemi sapere. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Io per il momento vi saluto e come al solito prima di lasciarvi vi auguro buon appetito!